Dai, Espi, vieni a dormire. Spegni le luci, no, che è tardi. Ti ho detto che non riesco. Da quando hai portato a casa quel maledetto armadio, non riesco a dormire, sonni tranquilli. Ma è mai possibile? Ma cosa vuoi che faccia quell'armadio lì? Ma come sei fissato? Non ha niente, è un armadio un po' vecchio. Lo so che è della nonna, però su. Ma come? La nonna l'hai preso dalla... Non è la nostra di nonna, chi sa di chi è la nonna? L'hai preso dall'antiquario, lo so benissimo. Vabbè, ma era usato, costava meno. Io non mi fido. Secondo te, se lo apro e magari riesco a tranquillizzarmi, magari scopro che dentro non c'è nulla? Ma te l'ho già aperto quando l'ho portato qui, ci sono i vestiti, guarda. Sei sicuro? Ok, va bene. Sì, sì. Oh, Luca, hai aperto, hai spento la luce. Hai spento le luci di nuovo. Ah, sei sempre il solito, Espi. Che cosa? È stata la corrente d'aria. Oddio, sei uscito anche tu. Non vedo niente, non vedo nulla. Ma no, ma qua si vede benissimo. Ma siamo per caso dentro l'armadio? Ma è troppo grande questo armadio. Cosa? Dove diavolo siamo finiti? Espi? Cosa hai toccato? Non ho toccato niente. Hai fatto qualcosa come sempre. Oh mio Dio, ma questo è l'armadio. Guarda che roba. Questo è l'armadio. Non ci credo. La ricordavo un po' diversa, camera, sai? Anch'io me la ricordavo un po' diversa. Cos'è sta roba? Aspetta, ma ci siamo ristretti noi? Si è ingrandito l'armadio? Siamo in un altro armadio? Cosa ci siamo ristretti successo? Noi, Luca? Disgraziato. Stavo per non dormire. Non è colpa mia, ero stato curioso di capire. Volevo dormire sonni tranquilli. Bene, dai, Luca, non importa. Scendiamo e capiamo di cosa si tratta. Sì, non importa, non importa. Guarda che postaccio dove ci hai portato. Vabbè, è un armadio gigante. E qua... c'è un bagno. Ho sempre desiderato avere un bagno vicino alla camera. Sì. Luca, anch'io. Magari se riusciamo a rimanere qui, magari non è così una cattiva idea, non ti pare? È proprio una camera intera. Oh, oddio! Espi! Attento! Aspetta, ma... No! Ma cos'è quella? Luca? Ma è lei? Espi, lei! Ma come? Lo sapevo che c'entrava qualcun altro, Momo! Piglia! Ma cosa c'entra lei? Ci ha portato nella sua stanza! Forse la sua camera. Ma è piccolina, ma cosa succede? C'è qualcosa che deve essere andato storto. No, oh mio Dio, Luca, cos'è quella cosa invece? Ma cosa? C'è la... Lascia stare! È sulla scrivania! È sulla scrivania gigante! Ok, Luca, sai cos'è questo posto? Dobbiamo andarcene. Penso che sia la sua dimensione. Aia! Non mi interessa. Penso che sia la sua dimensione o comunque un posto in cui tortura le persone che le danno ascolto. La sua dimensione l'abbiamo già trovata, Espi. Questo è un brutto via di mezzo tra la sua dimensione e la nostra. È il suo parco giochi! Oh, c'è una porta chiusa però qui. Luca, riesci a aprirla? Non ho niente io, però attenti dietro. Oh no, ci sta ancora seguendo, dai, ma che... Ma perché ci continua a stalkerare così? Ci può lasciare un attimo in pace? Non ho idea. Luca, dobbiamo approfittare delle barriere architettoniche, parte. Luca. In qualche maniera, dobbiamo approfittare. Ok, guarda qua. C'è una scala? Questa? C'è una scala. Ah no, quell'altra. Io volevo salire su questa, ok. Vabbè, come vuoi. Ci segue, Momo? Momo, è sparita. Ok, forse abbiamo fatto... Che cosa? L'hai vista? L'abbiamo seminata? Penso no, sono sì. Caduto. Sto posto è enorme. D'accordo, ti raggiungo. Che qui non ci faccio troppissimo. Ma queste troppo alto. Sono persone? Mi sa di sì, Luca. Mi pareva di aver visto. Espi, vieni qua. Muoviti. Salto! Aia, porca miseria. Credo di aver capito da dove è venuta. Dal cellulare. Oh, per fortuna che è bloccato al momento. Questo è un iPhone. Ma lei ormai è uscita. Sicuramente è arrivata da qua. Ma queste sono persone veramente? Guarda lì. Questo è veramente un cattivo segno, Luca. Questa è per forza una... Questa è una rappresentazione. È finta, vero? Sì. Questa è senti come scrocchia la tastiera. È bellissima. Questa è una rappresentazione, Espi, di quello che ci farà. Diamo di no, Luca. Dobbiamo essere veloci a scappare. Veloci soprattutto a trovare un modo per fuggire da questo posto. Ma dove vuoi andare? Guarda bene attorno. Saltiamo sul letto? Deve esserci per forza qualcosa. Oppure cosa una chiave migliore. Per aprire. Oddio, è tornata! Luca! Mi ha spinto giù! Corri! No, ma no, sono nella prima no, scala, no. Dai, sali, non posso salire le scale. Salgo sul dai. Letto? Sì, sali. La sta colpiscila. Dai, Luca, devo venirti a dare una mano. Arrivo, ma possibile. No, non ce la faccio, ho fatto il giro. Ce la fai? Dai, che non può fare le scale. Oh, per fortuna. Forse può fare le scale, perché com'è che ci ha raggiunto qui sopra? Può fare le scale? Non lo so, secondo me si teletrasporta, Luca, fai attenzione, torna da me. Sto facendo la guardia. Oh, guarda se lì c'è qualcosa interessante. Qua c'è un tizio che sta venendo spaventato a morte, non mi piace per niente. D'accordo, Luca, vedi se magari nella sua testa c'è la soluzione. Io nel frattempo esploro un po' da queste parti. Dannazione, Luca, però da queste parti non c'è nulla. Delle statuette di Creeper. E tu hai trovato qualcosa interessante almeno? Guarda, io sto arrivando sulla testa. Luca, fai attenzione che c'è un piccolo... No! Un piccolo problema! Aiuto! Ti stai seguendo, Luca, corri! Corri! Sali sulla testa della testa del tizio, dai! Il parkour non credo lo sappia fare ancora. Mi sa che sta facendo pratica un pochino comunque. No. Oh sì che se lo può fare. No, è caduta. Ok, lo fa? Luca, ce la puoi fare. Ti conviene sbrigarti però. Dove sei andato?
Sei andato sono su? Sono qua su, sono qua su. Ma è il condizionatore quello! Per il piano. Perfetto, finché la tieni là in scacco. Oh, da qua vedo. E guarda te. Ehi, 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 ehi. Aspetta. Non dovrebbe essere un problema. Che c'è? C'è qualcosa sopra la testa di Momo. È forfora, non lo so, Luca. No, sembra una chest. Una chest, dici? Vabbè, aspetta, prova a scalarla. A patto che si possa. Prova a andare. Che schifo, però, si viene sui capelli di Momo. Vabbè, salta. Io non so bene come cavarmela qui. Ok, ci sono quasi. Oh, perfetto. Dove hai visto questa cosa strana, Luca? Oh, eccoti là. È lì proprio al centro. Aspetta che arrivo da te. Hai ragione. C'è una chest. Cosa vuoi fare? Oh, parkour della vita! Perfetto, ottimo. E scendi e vediamo cosa c'è dentro questa cesta. Oh, sì! C'è qualcosa? Una leva, Luca, una leva. Davvero? È quella per il bagno di sicuro? Penso di sì! È la chiave. Che schifo, però voglio scendere da qua. No, no, no. Eh beh, ovvio, scusa, siamo in testa di Momo. Dai, sbrighiamoci, andiamo giù. Almeno sullo schermo è meglio. Dai, Luca, scendiamo. Ok, una bella scala e... Magari c'era una qualche parte dove arrivare col parkour. Spero di sì, perché sotto c'è Momo ed è abbastanza arrabbiata con noi. Guardala. È tornata qua. È molto arrabbiata. Siamo nel suo territorio. Allora facciamo il parkour, Luca. Di qua forse. No, ok. No, sei caduto. Arrivo allora. Anch'io sono caduto. Siamo troppo pirla. Via. No, no, no. Ma anche più grande. Guardala. Sei ingrandita. Spostati. Andiamo al bagno. Andiamo al bagno. Decisamente andiamo al bagno. Oh no, ci continua a inseguire. Dov'è? Sulla sedia. E qui giù. Sei qua sotto. È pieno di carta. Che schifo. Sono tutti fazzoletti sporchi. Vabbè, non importa. Andiamo verso il bagno. Mi auguro che non ci segua. Momo? Ti è calmata, sembra. Magari ha paura del bagno. Oh, mi pare un'ottima idea, Luca. Un'ottima intuizione. Io adesso provo. Ma che è il tappetino? Ah, carino, vai, in effetti. Ma Luca, non sta a pensare ai tappetini. Andiamo invece avanti. Sì. Diretti dentro. Sì, che bello. Non vedevo l'ora. Vabbè, dai, meglio che essere divorati da Momo. Non ti pensi? Molto, molto contento. Però in effetti fa un po' schifo. Ok, ok. Chissà di chi respiro. È poi. Ma chi se ne importa? Importante che abbiano tirato l'acqua. Ti immagini, Lucas, invece era completamente, sai, otturato da schifo. A me non sembrava molto tirata. Ma qua di solito non c'è l'acqua. Di fuga. Oh no! Ecco, no! Sapevo che... Tirala giù! Provi a... colpiscila! Vai, giù, vai giù! Nel water! Diretta nel water, è andata? No, no! Si è salvata, è troppo furba. Io quasi quasi vado giù e do un altro colpetto per farla finire direttamente giù per lo scarico. Maledetta. Lo facciamo, così... Espi, ci facciamo una piccola vendetta? Assolutamente sì, io vado! Boom! Vai! Oh sì! Ora vediamo come te la cavi. Espi. Dobbiamo ritare in fretta. Veloce. Fretta. Ok, non sa nuotare bene a quanto pare. E ora cerchiamo di capire dove scappare finalmente. Allora, Luca. E l'abbiamo fatta grossa, Espi. Sarà strarrabbiata. Andiamo Mamma di qua. Mia, la prossima volta ci farà ancora più affettine. Direi di sì. Io direi che questa è un'ottima idea. Una bella scala da salire. Mi sembra l'unica. Un punto di vantaggio, capisci? Un punto da cui osservare tutto dall'alto. L'unica zona in cui andare. E Momo come sta? Momo è molto, molto arrabbiata, Luca. Sbrigati. Si sta facendo il bagno. Magari è felice, magari un po' che non si faceva il bagno. E così l'abbiamo tolto. Oh, siamo in alto. Un po' di non noia. Fare un passo falso, eh? Assolutamente. Sarebbe un peccato se tu. Oh. Cosa c'è qua dentro? Ma che schifo, mi sa che. Non lo so, questo è l'armadietto del bagno. È pieno di medicinali scaduti. Sono vecchi prodotti. Sì, vecchi. Però cose fai per attenzione pulire. Che qua cadere una. Dannazione, volevo colpirti. Qua cadere un attimo. Oh, piano. Ma guarda che ti colpisco io. Non provarci, maledetto. No. Era calcolato, ho visto le scale. Sì, sì, certo, hai visto le scale. Sei un criminale e basta. Ok, d'accordo. Allora, riesco a vedere tutto da qui. Guarda che posto. A dove possiamo scappare? Hai un'idea? Qua? Oh, cosa c'è qui? Tunnel? C'è un passaggio. Perfetto. Speriamo sia un bel passaggio segreto, allora. C'è porta qualcosa? Fuori, guarda che no. Oh no. C'è il nuovo Momo. Pigliala. È ancora più grande adesso. Dannazione. Io me ne scappo. Via. Ma dove scappi? Non lo so, è l'unico posto che viene in mente. Aiuto, Luca. Aiuto. Pensi. Aspetta. Forse riesco a spaccare un po'. Siamo in una situazione di stallo, non sa dove andare. No, aspetta, la voglio portare in trappola. Vieni qua, bella Momo. Vediamo se tu riesci. Di riuscirci. È troppo grosso per passare qui. Momo, vieni qua. Bravo, picchiala. Hai tespi. Vediamo se riesco. No. Piano. Fa troppo male. Tento. No, via. Non sa da chi venire. Basta, Luca, mi sono stancato. Ora. La buttiamo giù. Oh, sì, guarda. Giù, Momo, giù. Dai. Vai. Giù. Oh, è andata. Non ci credo. Cioè, è andata veramente. Oh, sì, è andata giù. Era aggrappata per un secondo. Ma perfetto, non si fa mai male quella, okay, Luca, è immortale. Dobbiamo...
Dobbiamo capire come andare via velocemente da questo posto. Ah, è tornata. Ok. Ti ho detto che si teletrasporta, Luca. Guardati intorno, dove dobbiamo andare. Via. Secondo vieni te? Giù, vieni giù, vieni giù. Giù? Qui sotto? Ah, ah, ok, ok, d'accordo, d'accordo. Qui siamo al sicuro. Cosa dobbiamo fare, però? Qua non ci sta lei, è troppo piccolo. Luca, però siamo praticamente punto a capo. Siamo finiti sopra l'armadio un'altra volta. Cioè, ok, siamo al piano superiore, ma cosa ci facciamo fare adesso? Te le scale però sono rotte. È certo che sono rotte le scale. Se no ci sarei già salito fin sopra qui, quando siamo entrati in questo posto. Oh, oh. Qua c'è una chest. Oh, c'è una chest. Cosa c'è qua? Però, oh, guarda qua. Guarda che roba. Elytra, come se piovesse. Vabbè, io me ne prendo un po'. Casomai poi me la rivendo. Ma nel frattempo, equipaggiamo. Dove andiamo? Elytra, ma cosa ce ne facciamo? Guarda lì, guarda lì. C'è un buco della serratura. Quella. Dici che potrebbe essere la nostra via di fuga? Secondo me è l'opzione migliore. Eh beh, in effetti non ci sono altri buchi che portano fuori da questa stanza. Voglio? Eccetto che il buco della serratura. D'accordo, Luca. Provi te. Vai, buona fortuna. Dai, Luca, vai. Vado. Prova tu. Conto sulla tua abilità di volatore. Vai. Okay. Sì, grande. Perfetto. Ora provo ad arrivare anch'io. Provaci. Oh, sì, guarda che roba. Era complicato, meno male che ce l'abbiamo fatta. Ho anche battuto la testa, ma l'importante è avercela fatta. E questo cos'è? E ora? Non lo so, andiamo verso l'oscurità. Oh mio Dio. Ma è lunghissimo. Oh, siamo usciti, Luca. Ma ce l'abbiamo fatta. E l'ho detto. Alla fine ce la siamo cavata in qualche maniera. Oh, l'armadio, spaccalo giù. Basta, lo metti via. Niente. Assolutamente, buttalo nel vaso. Che è meglio. Basta. E finalmente potremo sono dormire sempre tranquilli. Vabbè, Luca, io vado a pigliare un bicchiere d'acqua e torno subito, non ti preoccupare. Ma forse è meglio. Ah, addio santo. No. E continua l'incubo. Colpiscila. Ci ha seguito pure qui. Via. E questo è diventato di morte ora. Dobbiamo farla fuori. No. Non ne ma come niente. Ti metti a letto? Beh, vado anch'io a letto allora. Qui non ci potrà mai prendere. Ah, invece sì.